Buongiorno agli ascoltatori, occhio al caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Buon mercoledì, molta carne al fuoco. Allora, l'Iran muove i missili e quindi sembra imminente l'attacco, vedremo su quanti fronti nei confronti di Israele. Mentre, in parallelo, dentro Hamas c'è un nuovo capo, era già di fatto uno dei super leader, Sinwar, il macellaio del 7 ottobre. Da questo punto di vista cade definitivamente, posto che qualcuno ancora ci credesse, la parete non di cemento armato ma di carta velina, di carta pesta tra la presunta ala politica e l'ala militare di Hamas. No, esiste una sola realtà sanguinaria e basta. Kamala Harris ha scelto, ed è significativo sia chi non ha preferito, cioè il governatore della Pennsylvania Shapiro, ebreo, sia invece chi ha scelto, e cioè il governatore del Minnesota, Tim Walz, che è pro-Islam, pro-tasse, è stato pro-Black Lives Matter, insomma è un uomo di sinistra scatenata, anche se alcuni giornali, Stampa, Corriere, Gianni Riotta, su Repubblica, più il Foglio Lirico, cercano di presentarcelo come un pragmatico, ma non è così. La candidatura di Walz sposta ancora più a sinistra il team Harris. Mentre Trump fa sapere che lunedì avrà una conversazione pubblica, un'intervista con Elon Musk. Elon Musk, che intanto è stato individuato dai laburisti britannici come il colpevole delle rivolte. Quindi il problema non è che la Gran Bretagna ha largamente sottovalutato la miccia dell'immigrazione, no, la colpa è di Musk, che ha detto state attenti, si rischia uno scenario da guerra civile. È caos a Parigi sulle Olimpiadi, addirittura vermi nel cibo, oltre alla senna di colore incerto, diciamo così, e c'è anche la fuga dal villaggio olimpico con una serie di federazioni che mettono i loro atleti negli alberghi ben refrigerati, con aria condizionata, eccetera. Qui in Italia, intervistona, diciamo, di inizio estate, quasi di pre-vacanze, di Giorgia Meloni a chi settimanale popolare, con per un verso l'accusa agli avversari di non risparmiarle nulla, nemmeno sul piano personale, familiare, questa è la parte, diciamo così, più lamentosa dell'intervista. Poi c'è quella più politica, in cui Meloni sembra lanciare un ramoscello d'ulivo alla famiglia Berlusconi. No, non sento ostilità da parte di Marina e Pier Silvio Berlusconi. No, questo è un pizzino, è un avviso, è un avvertimento, dice il Fatto Quotidiano. Quindi queste le due interpretazioni. Va bene, incamminiamoci, le aperture, Libero, fuga dal villaggio olimpico, notti da incubo, azzurri furiosi, viaggi scomodi, caldo, vermi nel cibo, dai romeni ai coreani gli atleti scappano in hotel e perfino i francesi hanno preferito dormire altrove. Così l'apertura di Libero, il giornale. Sotto la testata, Putin all'Iran, non dovete colpire i civili, è nota l'attenzione della Russia per i civili. E titolo principale, Meloni all'attacco, il bilancio di Giorgia, l'intervista a chi? Il Tempo, allora qui c'è Kamala Harris, descritta come una capa pelle rossa, caccia all'uomo bianco, la sfida contro Donald. E poi La Verità, sulle Olimpiadi, colpo di grazia, vermi nel cibo. Corriere della Sera, droni e jet pronti per l'attacco. Domani Harris sceglie Walz come suo vice, la strategia anti-Trump nel Midwest. Il Fatto Quotidiano, allora qui ci sono Meloni, Salvini e Tajani, ritratti come giudici, quindi con una cosa, quindi si giudicano da soli, niente carcere per i colletti bianchi ancora incensurati, non si fermano più, un altro lodo Toti, ma è stata approvata una norma nuova? No. È stata proposta una norma nuova? No. Però, intanto, dice tu, prima picchia e poi vediamo, si sono detti al Fatto.
Il governo, allora, è smentita, noi ve l'avevamo anticipato sul Libero, la cosa dell'aumento della tassa di soggiorno, che sarebbe stato un grave errore. Però non è che sia una buona idea quella di aumentare la tassazione per, le persone abbienti straniere che si trasferiscono qui in Italia, dovrebbero essere vissute come una benedizione. Invece no, quotidiano nazionale, flat tax doppia per i paperoni stranieri. Quindi, insomma, se siete benestanti e venite in Italia, ci fate schifo, per carità. Vabbè, a lunghe ed ampie falcate verso il socialismo reale, di destra e di sinistra, nelle varie interpretazioni. La stampa, Israele, Putin frena Khamenei, e infine Repubblica, sotto la testata, un approfondimento sul Regno Unito nel cuore di tenebra dell'Inghilterra. Ma il titolo principale è tutto di mobilitazione, Rai, muro dell'opposizione, PD, 5 Stelle, AVS, Azione, Italia Viva sfidano compatti telemeloni e chiedono lo stop alle nomine del servizio pubblico. Quindi, dopo aver lottizzato per un numero imprecisato di anni, dicono fermi! E c'è un editoriale affidato ad uno dei pasdaran Carmelo Lo Papa che, come vedremo, è già molto combattivo su questa vicenda e vede l'alba della resistenza che finalmente sorge nel cielo d'Italia. Ci arriveremo alla fine. Allora, ricominciamo il giro da Libero, editoriale di Mario Sechi sul PD che non ha una strategia economica e quando ce l'ha sembra essere di spesa allegra e di tasse alte, spesa alta, tasse alte, debito alto, nessuna prospettiva, diciamo, sana da questo punto di vista. Mentre chi vi parla di spalla sulle vite parallele, o meglio, su come Elly Schlein e i Dem italiani ricalcheranno pari pari da qui a novembre la strada battuta dai Dem USA e da Kamala Harris, quindi identity politics, eccetera, figurine, dirittismo, pro-immigrazione, spesa allegra e soprattutto demonizzazione dell'avversario. Trasferiamoci a Parigi, Tommaso Montesano, anche la sinistra, ieri lo faceva Anaïs Ginori su Repubblica, comincia a dire che qualcosa non va in queste Olimpiadi, però si aggiunge che la destra è comunque cattiva. E Pietro De Leo su questa cosa dei vermi che sono arrivati pure loro alla mensa dei giochi. Zanon sulla fuga dal villaggio olimpico, perfino i francesi si trasferiscono in albergo e c'è una delusione dopo l'altra per Macron perché il nuotatore Léon Marchand, 22enne star della delegazione olimpica francese, si è rifiutata di andare in uno show televisivo caro alla sinistra, dice non corrisponde ai miei valori. Molto interessante, e insieme alle dichiarazioni di Martina Navratilova e a un editoriale di oggi del Wall Street Journal, a nostro avviso anche questa intervista al Libero a Leonardo Iannacci, fatta da Novella Caligaris, dovrebbe chiudere il cerchio. La Caligaris accusa il Comitato Olimpico per l'innalzamento anomalo dei livelli di testosterone ammessi e dice: ok, l'atleta algerina ha rispettato queste nuove regole, ma queste nuove regole sono sbagliate. Khelif, colpa del CIO, ha alzato senza motivo i livelli di testosterone. Mentre Tommaso Lorenzini ha sentito uno dei membri italiani del board della Federazione di Pugilato che diceva che toccherebbe alle atlete tirare fuori le analisi per ragioni di privacy, noi non lo faremo. Senaldi sul viaggio a Roma di Giovanni Toti, realisticamente per cercare una candidatura per il centrodestra che ancora non si trova. Rubini su questa proposta molto criticata, però in effetti non è che convinca tantissimo di uno scudo per i governatori regionali. Ora, a parte il fatto che l'immunità c'era per i parlamentari ed è stata ristretta e potrebbe avere senso riespanderla, ma per i governatori, poi peraltro più con l'aria che tira, più che uno scudo rischia di essere una calamita di guai giudiziari. Fausto Carioti sull'intervistona a chi di Meloni mi attaccano come fecero con Silvio e bel commento di Alberto Busacca. Perché avevamo visto ieri Francesco Merlo faceva con i suoi lettori lo spiritoso su Meloni, la figlia, eccetera, però fa notare Busacca, rispetto alla battuta di Merlo, ci vuole una damina di compagnia per la figlia di Meloni, che quando invece però erano
esponenti della sinistra ad avere delle maternità, il tono dei giornali era tutto affettuoso, tutto rosa, tutto bello, fiocchi rosa e azzurri come se piovesse. Adesso invece, beh, Aveloni, perché la stronza, avrebbe detto De Luca. Enzo Raisi, ex parlamentare di Alleanza Nazionale, sulla strage di Bologna, dice: ma perché non si possono mettere in dubbio le sentenze in questo caso? Con un centinaio di anni di ritardo si svegliano a Procida e tolgono la cittadinanza onoraria al Duce. Mentre, e questo ve lo spiega Storace, mentre Giovanni Jacobazzi intervista un bravo giornalista del Foglio, Hermes Antonucci, che segue le cose giudiziarie in modo splendido e che, clamoroso, denuncia lui, l'Associazione Nazionale Magistrati, che lo ha criticato, e lui dice: ma questa critica va oltre il consentito e lede la mia professionalità. Quindi, diciamo, la provocazione è interessante. Luca Beatrice su Patrick Zaki, ieri, Libero vi aveva raccontato di questo tweet orrendo di Zaki in cui si diceva specie demoniaca, e naturalmente lui non è che lo riferisse in modo esplicito, apertis verbis, agli ebrei, ma tutti intuivano che il ragionamento era questo. E la normale divisa sarà quello che sarà, ma voi capite bene che un ricercatore che scriva queste cose, siamo proprio nei parametri classici dell'antisemitismo. Allora, che fa Zaki? Cancella tutto, dice: no, ma io ho i miei collaboratori, c'è stato un problema linguistico, eccetera. Mentre Costanza Cavalli vi fa un ritratto di J.K. Rowling, che peraltro in questi giorni si è schierata come la Navratilova sulla questione dello sport femminile da tutelare, ma è una progressista, quindi poi viene azzannata da sinistra, ma a sinistra, come sempre, come spesso capita, perdono la bussola. Ardenza sul soccorso russo a Teheran, ma anche questa cosa salvaguardate i civili, che sembra una beffa considerando ciò che la Russia ha fatto in Ucraina. E ancora Ardenza che sente uno studioso israeliano dell'Institute for Strategy and Security di Gerusalemme, che si chiama Efraim Inbar, e che dice: guarda che Teheran potrebbe cercare di prendere come bersaglio, di colpire gli impianti nucleari. Stefanini su Sinwar, il macellaio, il più feroce di quelli di Hamas che ne diventa capo. Regno Unito, Molteni su Starmer che cerca di attaccare Musk facendone il capro espiatorio del disastro britannico. Stati Uniti, Nicolato sul vice di Kamala che è peggio di lei, e Nicolato in questo pezzo, che è un ritratto, ma anche un ritratto commentato, vi fa tutto il pedigree di Walz, più tasse, pro Black Lives Matter, pro Islam, eccetera. Ma a questo punto dice: non sarà facile contendere a Trump una serie di stati. Questo ed altro trovate oggi su Libero. Ricominciamo il giro: Israele, le Olimpiadi, la politica interna, gli Stati Uniti e poi le segnalazioni finali. Israele. Non c'è solo Libero, ci sono anche altri due giornali a valorizzare questa contraddizione, perché tutti vi dicono: Putin sta calmando Teheran. Un momento, vi spiega bene, per esempio, Fiamma Nierenstein sul giornale. Aspetta che lo recuperiamo. Eccolo qua. Fiamma Nierenstein vi spiega molto bene come in realtà, perfino dopo il 7 ottobre, Putin si sia limitato a delle vaghe condoglianze, salvo poi ricevere delegazioni di Hamas. Eccolo qua. Le condoglianze di Putin dopo il 7 ottobre non si sono mai accompagnate a una condanna, anzi, nemmeno 3 settimane dopo l'eccidio, una delegazione di Hamas era già al Cremlino, e a questa si sono succedute una quantità di incontri strategici durante i quali sono stati rinnovati gli accordi già stretti per rifornimenti di armi sofisticate, come il sistema di difesa aerea S-400 e anche per decine di caccia da combattimento. E l'Iran rifornisce alla Russia degli stessi micidiali droni che sanno volare basso, tanto da non essere identificati prima di suicidarsi sugli obiettivi.
allarga ancora il quadro e fa bene, a me pare, Federico Rampini, che descrive l'asse delle autocrazie, che qualcuno descrive come asse della resistenza. Questa è la visione di Teheran, Mosca, Pechino, eccetera. È invece asse del male, lo si potrebbe chiamare. Che cos'è quello che oggi la teocrazia sciita di Teheran chiama asse della resistenza? Un insieme di forze unite dal fanatismo religioso, dall'odio per l'Occidente e le nostre libertà, determinate a fare anche stragi di civili, compresi loro, pur di imporre un disegno messianico. E scrive più avanti Rampini. Se si tratta di un'asse della resistenza, di sicuro ha resistito a ogni opportunità di progresso, diffusione del benessere, istruzione, diritti. Basta confrontare le condizioni di vita delle popolazioni soggette a questo asse con la rivoluzione silenziosa accaduta in un'altra parte del mondo arabo, dal Marocco all'Arabia Saudita, passando per Emirati e Qatar. Nessuno di questi stati è una democrazia, hanno tutti dei regimi autoritari, però hanno abbracciato progetti di laicizzazione, hanno ridotto la prepotenza del clero, hanno concesso più diritti alle donne, hanno migliorato le condizioni economiche per molti, anche se non per tutti. Invece il contrario accade, diciamo, dall'altra parte. Così Rampini, ma volete invece la versione diversa? Dice, ma come sono bravi questi che cercano di moderare l'Iran, eccetera. Allora, fanno per voi la stampa, apertura Israele, Putin frena Khamenei, pagina 2 ancora più comico, Putin invia armi ma avvisa l'Iran non colpisca civili. E mentre l'ultima segnalazione di questo blocco è un articolo, un'articolessa, una letterona di quelle proprio super prolisse che Marco Tarquinio pubblica sulla stampa nella pagina dei commenti, ed è tutta una cosa, non possiamo rassegnarci alle guerre, e c'è Bertolt Brecht, e c'è Antigone, c'è questo e c'è quello. L'unica cosa che manca è la condanna di dittature e autocrazie, quella, diciamo, nelle 10.000 battute che Tarquinio ha mandato alla stampa, non la trovate. Olimpiadi, i giornali di riferimento sono Libero, che vi ho ampiamente segnalato, ma anche La Verità, che apre a sua volta sulla questione del cibo avariato, dei vermi. Anche Belpietro, come Libero, nota la contraddizione della sinistra che comincia a dire: beh, qualcosa non funziona, però la destra è cattiva. Mentre è anche divertente e acuto il commento di Boni Castellane, che diceva: le stesse autorità sanitarie che in epoca Covid erano per il tremendismo, adesso vi dicono tranquillamente buttatevi a fiume, è tutto a posto, ti fanno nuotare nella melma. Trasferiamoci in Italia, le questioni politiche, l'intervista di Meloni a chi? È un testo distensivo nei confronti della famiglia Berlusconi, vi dice per esempio ad Alberto Signore sul giornale, pagina 2. Il bilancio di Meloni, opposizioni feroci, i Berlusconi non ostili usati contro di noi, quindi intesa con Marina e Pier Silvio, e la sinistra che cerca di usarli. No, vi dice il Fatto Quotidiano, è il contrario, è un pizzino di Giorgia, i figli di B. Giacomo Salvini, pagina 6, quindi in questo caso è un avviso, è una messa in guardia. La tassa di soggiorno non ci sarà. Ve l'avevamo anticipato ieri, però non era comunque una buona idea, e lo spiega bene Paolo Del Debbio sulla Verità. Non è mai una buona idea alzare le tasse, non è mai una buona idea poi descrivere, se sono pure inventati questa formula dell'overtourism, cioè turismo è una benedizione, arrivano i turisti, portano i soldi, portano ricchezza, eccetera. No, invece qui sono diventati una maledizione, lo spiega bene, criticamente, rispetto a questo atteggiamento anti-turismo e anti-mercato, Paolo Del Debbio. Altre tre segnalazioni politiche. Vabbè, ormai è una rubrica, ogni giorno c'è un'intervista di Renzi per dire che lui apre a sinistra, scurdammo ciò passato, simme Napoli paesà. Non rinnego il passato, ma ora serve unità per battere la destra. È l'intervista di oggi
a Erika Pontini, pagina 7 del quotidiano nazionale. Però anche la destra ha un problema e il problema è Vannacci. Allora oggi ve lo raccontano diversi giornali, i più attenti sono Repubblica e Stampa, naturalmente che cercano di mettere sale nelle ferite. Perché? Che cosa è successo? Voi sapete che il titolo del primo libro di Vannacci, Il mondo al contrario, è anche il nome di una sua associazione, che non è stata resa, diciamo così, dormiente dopo l'elezione di Vannacci nella Lega, no. Resta viva, farà attività, par di capire anche tesseramento, eccetera. E Vannacci stesso dice: i miei sanno quello che devono fare. E questo è il sommario della stampa. Il carroccio di Vannacci alla festa dei leghisti a Cervia serpeggia la paura per l'ipotesi di un nuovo partito dell'ex generale, che non smentisce. I miei amici camerati ex militari faranno quello che devono fare. E non ha partecipato Vannacci alla festa della Lega a Cervia. L'organizzatore, il deputato Morrone, dice: lo avevamo invitato, ma aveva da fare. E Salvini stesso è parso un po' sulla difensiva ieri, quando ha detto: no, no, farà un lungo tratto di strada con noi. Ma appunto ha parlato di tratto di strada, come dire che poi Vannacci potrebbe prendere la sua strada. Peraltro ieri da destra a destra, non mi ricordo se Forza Nuova o chi altro, hanno suggerito a Vannacci di candidarsi in Liguria. I guai di chi si è messo in casa Vannacci, ora se lo gode. Però fanno abbastanza ridere anche dall'altra parte, perché ora Repubblica cerca di pompare la mobilitazione sulla Rai. Muro dell'opposizione è il titolo di prima, l'editoriale è affidato a Carmelo Lopapa, che vede proprio in questa mobilitazione sulla Rai segnali concreti di alternativa. La conclusione è quella di uno che proprio ha preso la rincorsa olimpica e fa la volata finale. Da quando la coalizione di estrema destra guidata da Meloni è entrata in carica nell'ottobre 22, la libertà di stampa è stata sottoposta a una crescente pressione, si leggeva in un rapporto di poche settimane fa, il Media Freedom Rapid Response finanziato dall'UE, con attacchi senza precedenti e violazioni spesso fatte partire da esponenti politici nel tentativo di marginalizzare e silenziare le voci critiche. Questo è un virgolettato della Patacca, che come ricorderete fu realizzata con ampio concorso di giornalisti di Repubblica, Stampa, Radio Popolare, Fatto Quotidiano. Chiusa la citazione, riprende lo Papa: contro tutto questo le opposizioni saranno chiamate a far sentire la loro voce, finalmente unite senza distinzioni. Da questa battaglia, da quella elettorale nelle tre regioni al voto in autunno e da tante altre che si consumeranno dentro e fuori il Parlamento, passerà la riconquista di una credibilità perduta e la costruzione di un'Italia più democratica. Garibaldi, no, non è Garibaldi, è Carmelo Lopapa. Va bene, e anche questo l'abbiamo fatto. Trasferiamoci negli Stati Uniti. Allora, Libero, pezzo di Nicolato con profilo di Tim Walz, ma pezzi altrettanto buoni di Paola Tommasi sul Tempo e Stefano Graziosi sulla Verità vi esprimono perplessità sul profilo del candidato scelto dalla R. Diciamoci la verità, i due candidati vicepresidenti non aiuteranno. Trump ha detto ieri significativamente: ma i vice non contano, come dire, guarda chi mi sono messo in casa io con Vance. Ma pure quest'altro schiaccia ancora più a sinistra l'altra candidata. Però invece il grosso dei giornali italiani sono già in estasi per Tim Walz. Allora, i più in estasi di tutti sono quelli del Foglio. Cerasa spiega che a Meloni conviene la vittoria di Kamala. Aspetta che te lo rileggo. Anche a Meloni conviene Harris. Poi Giuliano Ferrara è un brodo di giuggiole perché gli piace il fatto che, questa battuta è buona obiettivamente, che Walz sia uno di quelli che chiama Vance e anche Trump weird, cioè tipo strano, dice: questi sono weird dudes, sono weird guys, sono tipi strani. L'uomo che infilzò Trump, lo strano. E però la cosa più comica è Marco Bardazzi,
la scelta prudente di Harris, quindi scegliere uno pro tasse, pro Islam, pro Black Lives Matter, la scelta prudente, così il foglio. Ma i toni sono simili sulla stampa. Walz, la scelta di Harris. Trump spiazzato, il plauso di Obama. E la descrizione di Alberto Simoni, Tim il veterano che sta con i deboli. Sta con i deboli. Aspetta, che c'è in estasi anche il Corriere della Sera. Aspetta che te lo ritrovo. Progressista e concreto, l'ex prof di storia che sa parlare dritto agli elettori del Midwest ed è già in campo, diversamente da quanto aveva fatto per Kamala Harris, non ci dà la playlist di brani da ascoltare. Gianni Liotta, eccolo qua, il prof di geografia con l'aria da zio bonario che difende i lavoratori e piace alla sinistra. Quindi. Però aspetta, su Repubblica è prof di geografia, sul Corriere della Sera è prof di storia, vabbè, storia e geografia come accadeva alle medie inferiori. Però la cosa divertente è che mentre Gianni Liotta è già tutto, fa già la cheerleader, che, insomma, il pom-pom boy, diciamo, il prof di geografia con l'aria da zio, nella pagina accanto c'è Joshua Monk, sentito da Repubblica, che dice non porterà nuovi voti al partito, quindi anche Repubblica sembra avere qualche dubbio, ma non Gianni Riotta. Tre segnalazioni conclusive. Cioè, ma oggi come stiamo messi come lotta al fascismo? Tranquilli, c'è Donatella Stasio sulla stampa che vi dice che la destra non elabora i lutti del passato, così il paese non avrà mai pace, mai pace. Pace, già mai. Così la rassicurante previsione o auspicio probabilmente di Donatella Stasio, pagina 12 della stampa. Due cose ancora da vedere. Ah, ecco, torniamo alle Olimpiadi. Su Domani Gigi Riva ci spiega che siamo noi invidiosi. È tutto meraviglioso. Noi e la grandeur francese, i giochi irritano gli invidiosi. Quindi, se la Senna è un mare di merda, se ci sono i vermi nel cibo, se il villaggio olimpico fa schifo, se la cerimonia inaugurale era uno sfregio, se le pugili hanno il testosterone maschile, siete voi che siete invidiosi, ve lo spiega, siete proprio stronzi oltre che invidiosi, ve lo spiega Gigi Riva. E oggi, noi lo stimiamo nel consenso e nel dissenso, ma veramente esagera anche Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Allora, l'Algerina, la Khelaifa, ha vinto un altro incontro, ormai è in finale, però per Aldo Cazzullo è il calvario di Khelaifa procede verso l'oro. Il calvario sarà quello delle atlete che se beccano i pugni di una con i cromosomi maschili e testosterone maschile. A proposito, siccome poi Gesei, Fusani, la cosa, sono tutte scatenate. Allora, Wall Street Journal di oggi, Colin Wright, e chi è Colin Wright? È biologo, fellow del Manhattan Institute, che dice esattamente quello che nella nostra infinita miseria dicevamo da giorni. Cioè, va bene, è una donna, ma con i cromosomi XY e con livelli troppo elevati di testosterone, la cosa non va bene farla gareggiare con le donne, a maggior ragione in uno sport di contatto. Consentire di competere contro le donne in sport che richiedono forza o velocità è scorretto. Ma includere in sport di combattimento femminile non tiene in alcun conto la sicurezza femminile. E non è un'esagerazione dire che non tenere conto della biologia in nome dell'ideologia potrebbe ammazzare qualcuno. Non fatelo sapere alla Fusani, eccetera, se no via. Vabbè. Wall Street Journal di oggi, finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè, ci vediamo credo stasera da qualche parte in TV, ma la cosa più importante è prendete Libero o in edicola o tramite app o sito liberoquotidiano.it, edicola digitale, shop, e ci avete le offerte di abbonamento semestrale, annuale, convenientissime.
40 centesimi al giorno. Buona giornata.